sicuramente qua la situazione è molto difficile, è da due notti che stiamo affrontando il vento, le piogge sono molto forti, c'è molto freddo, poco mangiare che ce l'abbiamo in questo momento. Una forte bufera di pioggia e vento non ha fermato la protesta dei 33 facchini della Gelesse di Piacenza che da ormai 8 giorni sono sul tetto dell'azienda per chiedere il reintegro dei loro posti di lavoro dopo licenziamento notificato a fine gennaio. Motivi disciplinari secondo la multinazionale della logistica, mentre per il sindacato USB si tratterebbe di ritorsioni contro le rivendicazioni sindacali dei lavoratori. Non hanno commesso nessun reato, questo è il problema. Se in Italia esercitare il diritto di sciopero porta al licenziamento, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. In attesa di una soluzione che non sembra portata di mano, sullo sfondo la preoccupazione per l'ipotesi di chiusura dell'hub piacentino, già al centro di violente proteste negli anni scorsi. Abbiamo delle famiglie, abbiamo dei bambini che da quando siamo stati licenziati non vanno più all'asilo perché non abbiamo più da pagare la mensa, non abbiamo più da pagare l'abbonamento del Pullman. Da 2 mesi non stiamo pagando l'affitto e rischiamo di essere buttati fuori con le nostre famiglie.